vita monastica va essenzialmente vista sotto un'angolazione di gioia, di luce, dove una persona entra nel monastero, nella vita religiosa, per realizzarsi secondo una realizzazione che è già disposta da Dio. Bisogna aprire lo spazio, insomma, e vedere che in noi, nella persona, nella creatura, si deve realizzare il piano che Dio ha previsto per la creatura. Apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Celebriamo la festa di Maria, inneggiamo al Signore. Celebriamo la festa di Maria, inneggiamo al Signore. Venite, vedete le opere del Signore, Egli ha fatto portenti sulla terra, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Celebriamo la festa di Maria, inneggiamo al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. L'abbazia è di origine benedettina, fondata dai monaci benedettini venuti da Cluny nel 1138. Hanno dato vita a un piccolo cenobio che fin dall'inizio è sempre stata una piccola comunità. L'ordine cistercense, essendo nato come riforma insieme all'ordine benedettino, riforma per una ricerca di ritorno allo spirito originale della regola di San Benedetto, che si era un po' perso nei secoli decimo, undicesimo, dodicesimo, insomma, quindi a cavallo del Medioevo, si era un po' perso questo spirito di purezza originaria nella pratica, nella vita della regola, e per cui c'era questo anelito in tante anime religiose di monaci benedettini che volevano ritornare e recuperare questi valori che si erano un po' offuscati, annebbiati. Il carisma, diciamo, cistercense dei primi secoli era proprio questo: vivere la regola sotto un profilo molto più genuino, più autentico, più vicino a quello che poteva essere ai tempi, i primi secoli, da San Benedetto in poi. Al mattino la preghiera, la meditazione che faccio tra il mattutino e la messa, in cui spesso cammino nelle aree circostanti all'abbazia. A quell'ora cominciano a muoversi i primi battelli, c'è l'aliscafo che si dirige a Como portando le persone che vanno al lavoro, piuttosto che dalle rami delle valli qui davanti. Scendono tutte le macchinine con le loro luci che vanno ai loro posti di lavoro. E questo è
Ci ho pensato spesso, è un punto che mi fa rendere partecipe con tutto questo mondo che fa un lavoro diverso da quello che sto facendo io in questo momento e si impegna nel quotidiano, ognuno nelle sue cose e difficoltà. Questa condivisione è un motivo di preghiera, mi fa ricordare alcune cose che nella Chiesa ho scoperto di questa comunione. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Nella solitudine ho finalmente scoperto che tu, o mio Dio, hai desiderato l'amore del mio cuore. L'amore del mio cuore così com'è, l'amore di un cuore di uomo. Ho scoperto ed ho conosciuto, per tua grande misericordia, che ti piace tanto e attira lo sguardo della tua pietà, l'amore di un cuore di uomo fiducioso, contrito, povero. È che tuo desiderio e tua consolazione, o mio Signore, essere vicinissimo a chi ti ama e ti invoca su di sé come suo padre. La mia ricerca, diciamo, è iniziata proprio come si era soliti negli anni 52-53, quando io entrai in seminario. Si entrava in seminario forse allora non tanto proprio per diventare subito monaci o per diventare sacerdoti, ma perché c'era uno studio più approfondito, la scuola era molto più seria nei seminari, per cui però poi crescendo questa vocazione senz'altro è cresciuta e quindi si è visto che quella era la mia strada e allora io sinceramente ho risposto con tanto entusiasmo. Non è che uno abbia avuto una chiamata particolare o un fatto particolare, è qualcosa che non ti sai spiegare. Hai da fare una scelta, questa scelta la fai in base naturalmente a tante considerazioni, magari, non so, sentimentali, morali, personali. Io bussai a questa abbazia, chiesi di entrare, di far parte di questa abbazia e mi accolsero molto volentieri. Per quanto riguarda, ecco, proprio noi monaci di Piona, abbiamo
questa norma che facciamo parlare la nostra testimonianza. Quindi non andiamo alla ricerca, ma ci vedono e a un certo punto pensano: questo potrebbe essere un domani la mia vita. La fede lo concepisce, la speranza lo partorisce. La carità, che è lo Spirito Santo, lo forma e gli dà vita. L'amore di Dio, lo Spirito Santo, infondendosi nell'amore e nello spirito dell'uomo, lo fa suo. E Dio, amando se stesso nell'uomo, fa dello spirito e dell'amore dell'uomo un'unica cosa con se stesso. È stato l'insoddisfazione, il vuoto che progressivamente ho cominciato a sentire in me, che mi ha portato a fare delle esperienze nella Chiesa, a cercare. Poi un film, Il Grande Silenzio, un po' di anni fa, proprio in prima visione, ha cominciato a suscitare delle cose che mi hanno portato poi a una certa ricerca, letture, esperienze in luoghi, preghiera. E un giorno sono arrivato qui. Questa sensazione interiore, che era appunto la voce di Dio, che cominciava a farsi sentire, e contemporaneamente imponeva, richiedeva una ricerca. Ma chi sei tu? Che cosa vuoi da me? E questo dare una risposta a queste domande, a questo perché di questo... questa agitazione, diciamo, interiore, perché alle volte il Signore non dà pace. Quando si fa sentire in qualche modo, non lascia tranquilli. Siamo noi che dobbiamo raggiungere quella tranquillità cercando proprio di capire qual è la causa di questo, di questa agitazione che non lascia in pace. Finché non si scopre che effettivamente lì c'è il Signore che mi dice: no, la tua vita, la tua strada non è quella che sognavi o che pensavi, ce n'è un'altra che ti chiedo io. Sentivo che mi mancava qualcosa. L'attrazione poi per Dio è cresciuta in questa ricerca, nello studio, nel confrontarmi con le persone e in alcune letture di tipo religioso o spirituale. Ho cominciato a trovare qualche risposta. Poi il grosso comunque penso che avvenga nell'incontro, in quell'incontro nel cuore invisibile che avviene per ognuno di noi in modo differente. Non dobbiamo essere in queste cose razionalisti. Cioè io
se non vedo le prove, la prova del 9, la mia vocazione non la riconosco, questo che sento, che provo. Il Signore è lì che vuole giocare un po' le sue carte e vuole vedere come noi ci affidiamo a Lui, ci mettiamo un po' nelle sue mani. Cioè, e lì entra in gioco la fede. Abbiamo accennato al capitolo della regola che si intitola del fervore buono che devono avere i monaci. Ci sono le prime righe di questo capitolo che sono molto significative, che illuminano un pochino tutto il seguito e voglio fartele ancora ascoltare. Come vi è uno zelo amaro e maligno che separa da Dio e conduce all'inferno, così vi è uno zelo buono che separa dai vizi e porta a Dio e alla vita eterna. Questo è lo zelo che i monaci devono esercitare con ferventissimo amore. Ma che cosa significa mettere in pratica questo zelo nelle nostre relazioni in monastero? Praticamente, guarda, significa fare tutto ciò che può essere gradito ai fratelli, evitare poi, per opposto, tutto ciò che ai fratelli può essere nocivo, può essere semplicemente sgradito, che oltretutto per noi si ad ogni passo della nostra vita quotidiana nel monastero abbiamo occasioni concrete di vivere questo zelo, perché trovarci a gomito direi quasi per 24 ore su 24 nella vita del monastica, e questo offre un'infinità di possibilità, di occasioni di vivere questo zelo o nella forma positiva, costruttiva, buona, quella che San Benedetto ci invita a fare, questo invito ad essere aperti, disponibili, generosi, lo zelo buono, la premura per il bene dei nostri fratelli. E da quella parte là, così ci vanno tutte e due. Ti va un bel bernoccolo se ti arriva in testa. Hai che pesa. Il lavoro è stato da parte proprio dei primi padri cistercensi, quindi nella spiritualità proprio dell'ordine cistercense rientra anche l'aspetto del lavoro manuale, ma il lavoro è sempre un mezzo di purificazione attraverso la fatica, il lavoro vissuto con fede, perché la fede deve sempre illuminare ogni scelta, ogni gesto, ogni nostro vivere. Quindi anche il lavoro, visto sotto questo profilo, lo dice il Signore nella Bibbia, nella Genesi, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, anche un comando di Dio, quindi per il monaco maggiormente, vivere del proprio lavoro.
Nel fare la volontà di Dio riceviamo la sua misericordia. Perché è solo per un dono della sua misericordia che possiamo compiere la sua volontà con un'intenzione pura e soprannaturale. Ed egli ci dona questa intenzione come una grazia, che serve soltanto come mezzo per ottenere più grazia e più misericordia, dilatando la nostra capacità di amarlo. Dio è un mistero, tutto quello che si può dire di Dio ha dei grossi limiti, però è Lui che fa tutto, è Lui che quando è il momento arriva nei nostri cuori e tocca le corde dell'anima. Ho capito l'importanza della preghiera e creare un'atmosfera, un'attitudine interiore di apertura verso di Lui. Poi bisogna aspettare e sperare, amarlo, che è la cosa più importante e che è la nostra felicità. Nella preghiera vi sono sempre novità. La preghiera non è mai stabile, fissa, nel senso che dipende anche dalla nostra, dal nostro momento che stiamo vivendo. Quindi alcune volte ci colpisce un qualche cosa nella preghiera, altre volte un'altra, altre volte un'altra. Ecco, l'importante è essere un po' presenti sempre. La fede è qualcosa che ti prende il cuore e la mente e ti ferma su qualcosa che tu non vedi. Però sai che esiste, sai che questo Dio che tu non hai mai visto, che tu non hai mai toccato, però è vicino a te ed è vicino nella comunione, è vicino nell'Eucaristia quotidiana, è vicino nella preghiera, è vicino nell'aurora, è vicino nel tramonto. Tu senti che Dio non ti abbandonerà mai più e questa è fede.
Io sono stato in alcune fasi della mia vita piuttosto solitario. Qui si impara a convivere nella diversità. Ognuno di noi arriva da contesti differenti con la propria unicità. L'importanza di questo, in questo vissuto, penso che sia imparare la carità e la compassione, a vedere poi che una volta sei punto dal fratello, una volta lo pungi, e queste spesso sono delle lezioni di crescita, perché siamo qui per quello. L'altro ci fa da specchio, ci aiuta in questo processo di crescita. Il rapporto con la comunità, cominciando dal superiore, dal priore e con tutti gli altri confratelli, è stato meraviglioso, è stato molto bello, che mi ha commosso oltretutto. E questo non è solo avvenuto nel momento in cui sono entrato io, ma anche con l'andare del tempo, questo amore ancora più profondo, più completo. Io vedo i gesti, che poi sono piccoli gesti, di amicizia, di cordialità e anche di incitamento, di aiuto. Sono piccoli gesti che mi danno coraggio, mi fanno amare questa vita di più e mi fanno capire che non ho sbagliato strada. Si potrebbe credere che soltanto in una forma di vita eremitica, di grande solitudine, di separazione, si possa veramente immergersi in un clima di preghiera. San Benedetto invece, proprio da una regola di vita e di preghiera che sembrerebbe quasi in stridio, in contrasto con quello che uno può pensare il clima ideale per la preghiera, quello della solitudine assoluta, dell'eremo. Perché Gesù ha detto: dove sono due o più insieme, io sono con loro. E la fede mi dice che in mezzo a noi c'è Gesù che prega con noi. Questo dà un valore altissimo alla preghiera e mi eleva, perché io so che il Signore è lì con me. E questo è la forza della preghiera comunitaria. Io vivevo ancora con i miei genitori. Quando i miei genitori sono morti, mi sono trovato un attimo un po' a riflettere su cosa fare della mia vita. Secondo me è giusto che una persona si impegni nella vita, perché la vita è il bene più prezioso che abbiamo, è un dono del Signore, quindi non va sprecata. Vivendo da solo mi sembrava di sprecare questo grande dono. Così cosa ho pensato? Durante un periodo di vacanza sono venuto a Piona qualche settimana e ho conosciuto la vita monastica, e ho conosciuto i miei futuri confratelli, ho conosciuto San Benedetto, la regola, e ne sono rimasto affascinato. Per cui sono tornato a casa, mi sono licenziato, ho fatto tutto quello che dovevo fare e sono venuto a Piona e qui sono rimasto. Normalmente si dice che quando un giovane entra in monastero lo aspetti un cambiamento radicale. Sì, in effetti sotto certi aspetti c'è questo cambiamento, però uno rimane se stesso anche in monastero e alcune passioni lecite si possono portare dalla propria casa fino alla nuova abitazione, quindi il monastero. Io dipingevo già da quando ero ragazzo.
mi sono trovato appassionato a questo tipo di pittura e ho seguito questa mia passione, che è improntata soprattutto sulla fantasia. Però la pittura non è l'unica cosa che mi sono portato da casa. Un'altra cosa mi sono portato, la passione per la musica, specialmente il rock and roll. Io, quando posso, qui in monastero, quando ho i momenti di libertà e sono qui in camera, mi sento i miei cantanti preferiti, e anche se certo gli anni per me sono passati, non c'è più forse quell'entusiasmo giovanile, però ugualmente questo tipo di musica mi piace. Essere un novizio in un'abbazia significa iniziare la scalata verso il monte. È un percorrere una strada che man mano che passa il tempo ti avvicina sempre più a Dio. Io mi auguro di poter continuare a vivere qui e di essere abbracciato continuamente a Dio quando arriverò lassù. Soltanto la solitudine mi ha insegnato che per piacerti non devo essere un Dio o un angelo. Non devo divenire un puro spirito, senza sentimento e senza imperfezioni umane, perché tu ascolti la mia voce. Il chiostro lo definirei il cuore del monastero. Stranamente, il chiostro di Piona non è perfetto. Non è né un quadrato né un rettangolo, ma è un po' sbilenco. Penso che i nostri padri, i monaci benedettini di Cluny, quando hanno voluto realizzare questo chiostro in Piona, l'hanno voluto fare imperfetto, perché l'unico perfetto è Dio. Il monaco, quando passeggiava nel chiostro, aveva degli elementi di meditazione. Difatti nel chiostro di Piona abbiamo che un lato vi sono 8 colonne, in un lato 10, in un lato 11 e in un lato 12. Ecco, per quanto riguarda le 8 colonne, il monaco passeggiando in quella zona, in quel lato, ecco, meditava niente di meno sulla risurrezione del Cristo. Cristo che risorge l'ottavo giorno. 10 sono i comandamenti, 11 invece era il peccato, perché il tradimento di Giuda aveva fatto sì che erano diventati in 11, e quindi il monaco aveva l'opportunità in quel lato di meditare sul peccato.
12 invece, ecco la presenza di Dio nelle 12 tribù di Israele. Il Signore, quando dà un suo dono, non forza mai la natura dell'uomo che Lui stesso ha creato. L'indole, il carattere di cui sono dotato viene sempre da Dio, che mi ha voluto così. Con i Suoi doni, Dio, con i doni che dà alla creatura, i Suoi doni non tendono mai a forzare la sua natura, ma sono doni che vengono dati da Dio in base, in conseguenza della natura, del carattere di una persona, affidandosi sempre all'amore di Dio. Il Signore poi aiuta. Io ho la convinzione, la certezza
che la mia vita, come Dio l'ha predisposta e l'ha voluta, sta effettivamente realizzandosi, ecco, qui nel monastero, nella vita monastica, perché si impone nell'animo quello stato di tranquillità, di serenità, di sapersi proprio nel posto dove il Signore ha voluto che fossimo. Dalla regola di San Benedetto, capitolo quinto, l'obbedienza. La più evidente espressione dell'umiltà è l'obbedienza, senza indugio. Questa è propria di coloro che non hanno niente di più caro di Cristo, sia per il servizio santo a cui si sono consacrati, sia per timore dell'inferno o per la gloria della vita eterna. Essi, appena viene comandato loro qualche cosa dal superiore, non ammettono ritardo nell'eseguirlo, come se il comando venisse direttamente da Dio. Tali monaci, dunque, lasciano subito le cose loro, rinunziano alla propria volontà e, liberandosi immediatamente le mani e lasciando incompiuto ciò che stavano facendo, col piede prontissimo all'obbedienza, seguono coi fatti la voce del superiore. Ma questa stessa obbedienza riuscirà gradita a Dio e cara agli uomini solo se ciò che si comanda viene eseguito senza esitazione, senza lentezza, senza tiepidezza, senza mormorazione, senza rifiuto. Poiché l'obbedienza che si presta ai superiori si presta a Dio, ed egli ha detto: chi ascolta voi, ascolta me. Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Salve, Regina, Madre misericordiae, vita, dolore.
quando il silenzio mi ha fatto libero, quando non sono più preso dalla valutazione della vita, ma dal modo in cui viverla, riesco a scoprire una forma di preghiera nella quale non vi è davvero alcuna distrazione. Tutta la mia vita diventa preghiera, tutto il mio silenzio è colmo di preghiera. Il mondo del silenzio in cui mi trovo immerso contribuisce alla mia preghiera. Che io cerchi allora il dono del silenzio, della povertà, della solitudine, dove tutto quello che sfioro si muta in preghiera, dove il cielo è la mia preghiera, gli uccelli sono la mia preghiera, il vento tra gli alberi è la mia preghiera, perché Dio è tutto in tutto.